Vediamo se c'è altra carne da cuocere. Qui no. Qui no. Qui c'è del pesce. Che io metterei a fare il pesce. Tre cuori, pesce su cuore, pesce piccolo. Abbiamo 20 pesci arancioni. Ok, vediamo di mettere a preparare il pesce, perché senza il pesce non possiamo fare le cose. Io direi di metterci questo pesce per adesso. Ok, ne fa tutte 7, ok, perfetto, va bene. Aspettiamo che li faccia. Uno, ok, ne ha fatto uno per adesso. Fatemi vedere se qua dentro c'è della roba che posso prendere. Tipo... il fulmine l'ha smesso? Spero di sì. 14 gusci qua. Siamo metà di 2. No, ci sono ancora i fulmini. Questo c'è. Questo è pieno. Ok, 4 ossa le possiamo ballare qua dentro. Il grano possiamo ballare qua dentro. Che non so come utilizzare quel grano, quindi me lo dovete dire voi nei commenti. Se me lo dite io come faccio a sapere le cose. Io non prevedo il futuro, eh. Quindi se non mi dite le cose, io non le so le cose. Pesce su cose le teniamo da parte. Invece quelli arancioni vorrei trasformare in pesce. Ma non tutti, un po', un po'. Dividi. Allora facciamo... facciamo 10 divise e 6 le mettiamo dentro. A questo punto rimane 10 dentro e 10 fuori. Ok, così abbiamo da parte un po' di roba. Ah, fatto? Ok, perfetto, ha fatto. Prendi mucchio. Ok, perfetto, abbiamo fatto. Adesso mettiamo questi qua. Ah, questi ne fanno 2. Ah, beh, allora... la farm di pesce può essere sussistente. Va bene, allora. Io dovrei trovare i chicchi di mais. Però non ce li ho molto quelli lì per trovare il pesce. Dire, alcune cose non sono così così facili da fare. Ne ho 6 di chicchi di mais, questo qua. Chicchi di grano. Grano, ok. Chicchi di grano. Ne ho solo 6, quindi non posso... come faccio a fare la farm di chicchi di grano? Cioè, non posso farli così alla cavolo, Devo per forza... qui sono altri arrampicanti comunque. Devo per forza fare... qui non c'è spazio. Qui c'è spazio, ok. Devo per forza trovare un modo per farmare il grano, perché se non so come si faccia... ah, questa è altra carne. Ok, possiamo mettere il pesce lì. Ma il pesce qui così si può mangiare anche così senza fare il sushi? Perché senza fare il sushi può essere fattibile. Ok, questo però mettilo qui. Lo possiamo mangiare questo? Sì, possiamo mangiarlo. Allora possiamo fare così. Posso prendere questo pesce. Però quanti cuori dà il pesce? Un cuore. Un cuore pochino. Beh, il lampone però ne dà solo uno. Ne dà solo mezzo, quindi... ancora meno. Beh, io farei tanto pesce e ne ho fatto tanto di pesce, quindi potrei già averne abbastanza di pesce. Io vorrei guardare un po' tutte le ceste, perché se c'è da mangiare. Qui abbiamo 25 di carne, quindi possiamo usare quello. Ok. Io metterei a cuocere un altro di carne. Ok, un altro di carne. Aspettiamo che finisca. Poi prendiamo tutta la carne disponibile. Perfetto. Adesso ce l'abbiamo, quindi mettiamo la carne qui. Così. Perfetto, il pesce lo mettiamo nella cesta perché non penso che ci serva. Abbiamo la carne per adesso, poi avremo anche il pesce da utilizzare.
6 di filetto di pesce. Andiamo a prendere il pesce dall'altra parte. In questo periodo ci stiamo preparando per andare 20 di pesce. Prendi mucchio. Ok, abbiamo 26 adesso, eh? 26 potremmo. Potremmo fare un bel po' di pesce. Uno stacco vorrei fare di pesce. Quindi non so quanto sia. Quanto pesce possa fare uno. Se il massimo è 30 o il massimo è 50. Perché se è 50 possiamo accumularne un po' di più. Devo vedere se il massimo è 30. Quindi faremo altro pesce. Allora fammi prendere. Prendi 5. Perfetto. No, è vero, ne bastano meno. Ne bastano meno. Dividi, ne prendiamo 3. Perfetto. 3, vediamo se mettendo il pesce lì si accumula a mucchi di 30 o mucchi di 50. Tanto fa presto a preparare il pesce. Con questa macchina possiamo preparare solo il pesce a quanto pare. A meno che non posso fare anche il chicco di mais. Chicco di grano, volevo dire. Ok, prendiamolo. Prendi mucchio. Okay, voglio vedere un attimo se fa anche il chicco di mais. Chicco di grano, volevo dire. Questo. Fammi questo, grano. Voglio fare vedere se prende anche il grano. Che se prende anche il grano può essere fondamentale. Potrebbe essere una bella scoperta. No, non possiamo metterlo. Non fa il grano questo qua, fa solo il pesce. Ok, fa solo il pesce, questo grano non so come utilizzarlo, quindi vabbè. 6, vediamo se siamo che più di 30. No, massimo è 30. Massimo è 30. Ok, dammelo, perfetto, massimo è 30. Quindi non possiamo fare più un tot. Quelli ce l'abbiamo, il chicco di questo qua lo possiamo mollare. Magari c'è nel senso che già il. Le arrampicanti, infatti ce l'ho già qua. Così non ho più all'inventario. La canna da pesca mettiamola dentro, perché tanto come mai è rotta la canna da pesca, quindi non possiamo farci più niente praticamente. Ho pescato tanto quel pesce che non ce l'ho più. Questo possiamo mollarlo dentro. E basta. Possiamo andare nel prossimo episodio in caverna. Nel prossimo episodio andremo in caverna e vedremo se trovo l'ambra. Se non trovo l'ambra non posso fare. Non posso andare avanti con le costruzioni. Quindi andrò avanti col villaggio e farò arrivare a livello 10 e finirò la serie. Perché se non trovo l'ambra non posso farci niente. Se non ho l'ascia blu non posso fare assolutamente niente. Quindi che vi posso dire? Spero che la serie vi stia piacendo. Spero che quello che vi sto portando vi sta continuando a interessare. Adesso prendiamo anche la carne, perché voglio riempirmi di carne. Così possiamo andare qua, ecco, era qua. Ne prendiamo. Prendi. Ne ho 7, quindi vorrei arrivare a 25. Ne prenderei 18. Ok, ne abbiamo 25. 7 dentro. Quindi adesso abbiamo la carne, quindi possiamo andare in caverna e andiamo nel prossimo episodio. Questo episodio siamo preparati per andare appunto in caverna nel prossimo, perché il prossimo episodio sarà un po' più lungo. E andrò in caverna, non so quanto farò, magari farò un po' di più. Torniamo dentro per sicurezza. Ok, no, devo mangiare, è vero, devo mangiare e prendere altre bacche, perché sennò non mi rifucillo niente. Ok. Perfetto, prendiamo altre bacche. Bacche lampone. 48, ne mancano 2. Altri 2, per favore. Ah, polli. Datemi la carne, che mi serve la carne. Ok, polli, meno male che abbiamo i polli, che sennò. Ok. Questo periodo doveva durare poco, invece sta durando tanto.
Allora, le altre bacche sono lì, ok. È buggato sto spugna. Non mi fa più prendere. Sono buggati sto spugna. Non mi fa prendere. Sono bug, attenzione. Non è dall'altra parte, magari è solo lì. È solo lì, ok. Non mi faceva prendere, quindi non so. Ho visto degli altri polli qua, eh. Questo cos'è? Perché c'è un bagliore sul tronco? Ok, mi stanno invitando, eh. Ok. Chiudo adesso il video. Chiudiamo adesso perché mi stanno invitando. No, non posso seguire la luce. Anche se la luce l'ho già seguita l'altra volta. Quindi non penso che sia fondamentale. Vabbè, abbiamo quello che abbiamo, eh. Adesso mi stanno invitando, bombardando gli inviti. Altri di carne, così vediamo cuocere. Perfetto. Ok, perfetto, va bene. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che tutto che vi sto portando vi sta continuando a interessare. Io ci sto provando a portarvi video su ogni cosa possibile. Anche cose nuove, naturalmente. Quando finirò questa serie, che non penso durerà tanto, perché dovremo andare a esplorare la caverna delle sabbie. Se non trovo l'ambra, cerco di portare il villaggio a livello 10 e poi finiamo la serie, perché senza ambra non posso andare avanti. Mi dispiace lasciarvi questa cosa, ma non posso andare avanti senza ambra, quindi... Io che vi posso dire? Che vi posso dire? Qua abbiamo l'inventario, abbiamo le piume, potremmo dare le piume. E quindi niente, vabbè, io spero che tutto vada bene, spero che abbiate capito quello che vi sto spiegando. Ok, quelle piume dove sono? Che non ho capito dove stiano messe. Sull'inventario ho messo malissimo, perché c'ho tutto troppa roba a caso. E non capisco dove posizionare le cose. Qua stanno le piume, ok. Ne avevo tante di piume, possiamo fare altre frecce. Per adesso 31 mi bastano. Magari nel prossimo episodio ne faremo delle altre, ma per adesso ci fermiamo qua. Quindi spero che tutto vada bene. Quindi prossimo video, prossimi video andremo in esplorazione. Andremo in quella caverna del deserto che sta, vi faccio vedere, sta qua sotto, quindi è molto lontana. Se non trovo l'ambra anche lì, non penso ci siano altre caverne. Adesso devo controllare un attimo in giro. Controllerò io personalmente un attimo in giro. Se non trovo l'ambra, arriviamo a livello 10 del villaggio. Almeno cerco di arrivare, perché se serve l'ambra per potenziare il villaggio, non ci riesco, perché senza ambra non posso andare avanti. Quindi io vi invito a lasciare un like. Questi video un po' più corti vanno bene, quindi spero che vada tutto bene. Durati 27 minuti in totale, quindi adesso un po' di più perché sto facendo l'outro. Quindi io vi invito a lasciare un like. Se la serie vi sta piacendo, se questo che vi sto facendo vi piace. Se non vi piace, mi potete scrivere sotto nei commenti cose che non vi piace, così vi posso portare cose che vi piacciono. Magari volete più esplorazione. Allora vi porto più esplorazione, quindi andiamo proprio in giro avanti. Farò un po' più di base in giro per avere appunto una zona in cui arrivare e poter salvare i progressi, perché se vado troppo lontano dopo perdo, dopo ritornarci diventa un casino. Quindi devo assolutamente... Devo andare ancora nella zona della neve, quindi devo ancora fare la zona innevata, le montagne. Quindi sarà difficile perché... Non so come affrontare queste difficoltà, però ci proverò insieme a voi. Quindi voi mi raccomando, lasciate un like, un commento per dare la vostra opinione, iscrivetevi al canale, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!